La soddisfazione sicuramente è già data dal numero dei partecipanti e sicuramente le aspettative dei partecipanti fanno ben sperare, perché poi alla fine, come sempre nel nostro mondo del teatro e degli amatori, l'entusiasmo è quello che porta avanti le cose. Sono sicuro che anche questa edizione sarà un'edizione ricordata non solo per coloro che vi partecipano, ma, come spesso diciamo, per coloro che non ci hanno creduto, e poi magari da quelli che hanno partecipato riceveranno le impressioni positive. Noi dovremmo già aver pagato. No, già pagato. Sì, 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 abbiamo già pagato, sì, tramite, sì, internet. Sì, sì, sì. No, ma infatti, sì. No, volevamo sapere se c'è l'iscrizione da segnare. Ma per gli stage? Abbiamo lavorato molto col corpo, perché attraverso il corpo ci siamo conosciuti, si sono conosciuti e hanno imparato a formare un gruppo. L'ascolto è fondamentale in teatro e siamo arrivati all'ascolto attraverso il corpo e l'utilizzo del corpo. Il Gabbiano Jonathan per noi è stato il mezzo attraverso il quale abbiamo lavorato una settimana e abbiamo scoperto insieme, ci siamo scoperti insieme modi nuovi, modalità nuove per fare teatro. Cioè, il problema del tuo movimento è che se non è veloce, lei carica e poi floppo e poi ricarichi, no, floppo non ci deve essere. Quest'anno la Festa del Teatro per noi è stata una piacevole riconferma, perché hanno scelto un posto veramente straordinario. Per come ho visto che ha articolato il programma, penso proprio che sia un'ottima iniziativa. Sperando sempre di vedere più facce nuove, questo sì. Ci ritroviamo tutti insieme, dietro le quinte polverose. C'è chi il copione ancora legge e chi riceve delle rose. Gli spettatori sono in silenzio mentre aspettano gli attori, intanto che si alza il sipario e si accendono i riflettori, che illuminano in un momento tutti i ricordi di una vita vissuta così tra queste tavole, tra una lacrima e una risata. Ora questa è già una foto, però è come se fosse già disegnato su carta. Un po' di giallo, se c'è un po' di arancio. Sì? Un po' di? Arancio. L'arancio, guarda, tu fai giallo e rosso. Giallo e rosso, poco rosso, più giallo, per rendere l'arancio. Beh, io sono arrivato ieri pomeriggio e mi pare che stia andando benissimo, perché il posto è meraviglioso a dir poco. La gente ha aderito in massa, perché ieri sono arrivate già 150 persone. Oggi ne arriveranno altrettante, per cui direi che la festa ha avuto un bellissimo successo. Condividere insieme la passione per il teatro, che comunque è quello che ci accomuna in realtà. È un momento in cui ci possiamo trovare felicemente, come dire, insieme per omaggiare il teatro. Ma io sono un'affezionata della Festa del Teatro FITA, perché sono 15 anni che non me ne perdo una. Verdi avere dei rapporti buoni con altre compagnie, una coppia d'amicizia, dei rapporti anche umani con quelle persone. Un posto meraviglioso, un albergo bellissimo, che mi in tanti anni che non solo vado a Festa da Fita, ma vado anche a Scià, vado anche in montagna, ma in albergo così bello non è facile trovarlo. E a chi non è venuto ha fatto male a non venire, perché si sta perdendo dei momenti belli, bellissimi. Wayu,
Ma siete persi una grande cosa, sta festa è troppo bella, bella assai. Facciamo vedere ai nostri associati la bravura dei nostri docenti o no? Ecco, signori, Daniele Franci. Abbiamo anche scherzato e abbiamo cercato di capire dove il teatro a volte è finzione, dove è una bugia e dove invece è vero. Poiché la speranza, anzi la certezza, di incontrarti di nuovo in un altro mondo è la meta e l'incoraggiamento della mia vita attuale. Evviva la vita! Un bacio! Penso che sia una festa molto molto valida da tutti i punti di vista, permette di associarsi con altre compagnie, permette di scambiare opinioni, pareri, punti di vista diversi che ovviamente altrimenti non sarebbe possibile. E non altro stuntame dubbiselli in del suo baccello. Così sarebbero io. Questa è la bravola, questo è il grattacielo di una finestra. Ed è una bella sensazione vedere persone diverse che hanno la tua stessa passione. Che è sempre fondamentale nel teatro perché come in tutte le cose c'è sempre da imparare. Lo scopo principale di questa festa è quello di far sentire tutti ancora più insieme, ancora più uniti. Qui sia il posto è incantevole, la cucina è fantastica, diciamo, i ragazzi sono simpatici e quindi... Delle persone molto vive, molto, molto allegre, molto piacevoli, pieni di voglia di fare, e penso che questo sia dovuto anche alla passione che hanno per il teatro, insomma, per noi che adoriamo stare in mezzo alla gente è sempre, sempre piacevole. Abbiamo mangiato bene. Chi cazzo? Questo si capisce. Questo è internazionale. Pepe, parti. Parti. Ma sto aspettando gli attori. Ah, non c'è, ce n'è uno, già, guarda, parte lui. Vediamo gli altri. Non ti sai che cosa ti è perso. Ti è fatto proprio umano, venì. E non te posso manco dire, sai, la prossima volta, perché chi non che veniamo giù. Non sapete che vada persa. Di migliaia di copioni dei nostri autori vita è un patrimonio importante, perché noi spesso abbiamo i nostri autori che fanno parte della nostra compagnia, della nostra federazione, e pochissimo li riconosciamo. Sono nostri amici. Sono persone della porta accanto. Ci avvaliamo dei loro copioni, una pacca sulla spalla. E subito paroloni, tragedia, diciamo dramma. Ah, è molto che vedi. Piena di importantissimi files e levargliela di torno. Ecco, questa sarebbe la vera creazione completa, sì. Ma come dentista? Ma si odiavi il suo trapano? Ma quel giorno funzionava bene. E poi guarda, non ci ho guadagnato niente. Allora. Anzi, mi ha fatturato qualcosa in più.
gli apprezzamenti ci sono stati e quindi non è facile nemmeno presentare uno spettacolo teatrale ai teatranti, che sono tutti addetti ai lavori, e siamo quindi soddisfatti. Potete venire giù per cortesia? Sì, voi. Quante guardie abbiamo, Mari? Quattro. C'è il faggio medievale. Quarta uscita, faggio medievale. Danilo, quarta uscita, faggio medievale. Come messa la scaletta, eh? Ci sono le ragazze, tu devi stare dietro le ragazze. Donna Marianna 1 e 2. Poi Nino, due guardie davanti, le ancelle che buttano i fiori seguono, faraone, regina un passo indietro al faraone, i maghi, due maghetti e altre due guardie che chiudono. Settimo uscire, i bambini. Su sette coppoli e tanto, ma me ne è cercà tra sette rinda la cucina, e se prendo la mobile era petto o stream, e se va così, e io mi sento già su, che la migliaia, pum, e mi sputa in faccia, e meglio figuralmente al giovattino, diretto a me, se stai tu qua, se ne va, che non si vanno di attorno che te che è tutto sensuale, ma facci da voi, piace, grazie, che sei. Sono sempre il menestrello, anche se non bello, ma io canto così, non credete, non sono un fico, non mi chiamo Nico, ma io canto così. Appena mia moglie ritorna a casa, io con l'accetta le spacco la testa. E non ammazzo soltanto lei, perché così forse farei un piacere alla signora. Ammazzo anche lui, signori miei, il signor Cavaliere. Per forza, signori miei, per forza, per forza. Ci ritroviamo tutti insieme, dietro le quinte polverose, c'è chi il copione ancora legge e chi riceve delle rose. Gli spettatori sono in silenzio, mentre aspettano gli attori, intanto che si alza il sipario e si accendono i riflettori, che illuminano in un momento tutti i ricordi di una vita, vissuta così tra queste tavole, tra una lacrima e una risata. Di una commedia, incanto di una tea, tensione di una prima, amore di una scena, e siamo figli di una risata, innamorati della vita, tra una prova e una litigata, attori nella vita, e siamo voi di una commedia, incanto di una tea, tensione di una prima, amore di una scena, e siamo figli di una risata, innamorati. Fogli di una commedia che ci fa attori nella vita. Ma dove c'è? C'era un sì, c'è. Grazie. Scusa, dicevo una cosa, come da te c'è un apostrofo che è rimasto, non so, cioè. È rimasto su. No, non, non te ne. Sì, sì, beh, diciamo. No, no, ma questo, visto che l'ho letto. Proprio hai fatto bene, a, no. Ma bisogna sicuramente cambiare, sicuramente anche perché mi diceva il presidente. No?
che probabilmente è, questa è una cosa che ha fatto direttamente il tecnico. Però penso che sia logico dare anche uno spazio alle compagnie che vogliono confrontarsi, sapere se i problemi che abbiamo noi nel nord-ovest sono gli stessi problemi che hanno gli amici della Puglia piuttosto che gli amici della Sicilia, cercare di capire con voi come possiamo far fronte a determinate esigenze che abbiamo. È sempre bene far capire che ogni volta che si fanno delle cose in andata e in ritorno, e l'abbiamo messo a verbale, è bene che ne siano informati tutti quanti. In questo modo non era facile trovarsi amici tra gli altri uccelli, e tutto ciò affliggeva i suoi genitori. Volare, volare. Per loro è solo vergogna e disonore. Datemi solo una possibilità per convincermi. Accettati per quello che sei, un gabbiano, un semplice gabbiano, e ora torna al tuo stormo e ricordati che sei semplicemente quello che sei, un gabbiano, nient'altro. Sarebbe stato come tutti gli altri. E cadde su un mare divenuto duro, come la pietra. Siamo subito sentiti in sintonia, si è presa l'ulteriore libertà dolorosa di scegliere i vincitori dell'Italia. Grazie per averci assistito, grazie tanto. Proclama vincitrice la compagnia Teatro Drao e Teatro Tre, lo spettacolo Priscilla. Migliore attore protagonista, la giuria proclama vincitore Giampiero Pozza nel ruolo di Erode nella Salomè di Oscar Wilde. Premio Italia 2011, miglior attrice protagonista. La giuria proclama vincitrice Gabriella Ghirardi. Proclamo l'accademia del ruolo di Rosa, lo spettacolo L'attesa. Premio Italia 2011, miglior spettacolo. La giuria, loro, proclama vincitrice la compagnia Teatro dell'Accadente di Forte dei Nonni. Arrivederci al prossimo anno 2012. Ci divertiamo, stiamo benissimo, per conoscere altri amici, per incontrare gli amici dell'anno scorso che abbiamo conosciuto in Sicilia, di 2 anni fa che abbiamo conosciuto in Piemonte, di 3 anni fa che abbiamo conosciuto nelle Marche, insomma è sempre una cosa molto carina.
Yoshi, cos'è che rimane? Oh, si fa un'oretta di pausa a schianto dal caldo. Dopo tutto questo, quello che teniamo da parte per i nipoti, giriamo qui. Qui no. Di qua, di qua. Ma zoomo, quando è che ci vuoi pensione, Yoshi? Pensione? Perché non è meno aspetta il vitalizio? No, in pensione è politica. Ah. Sei nello spettacolo, quindi c'è la pensione. Ma a me di busta paga, quanto mi spetta. Thank you.
Secondo te di che anno è sto palazzo? Inizi 900. Dieci? Sì. Secondo me è più vecchio. Lo si vede dai leoni disegnati là in alto. È dell'inizio del 900. Posso dire di godere di un vitalizio. No, a me spetta la pensione, io della pensione me ne faccio un bel fischiotto. È solo un mononio. No, non va bene così. Me lo dici te, questo cos'è? Cos'è? È il sistema. È quello, solo quello può essere. Ai, che ne, già, di, fu, no, di, che ne, ho, di, si, fu, ho, ho, che, di, fu, ne, si, di, ho, di, fu, ho, 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 ho
자주 막죠. 자, 그 동안 우리 어쩜 어떨까? 니가 뭐 니가 나 사워드 원어 비자. 또뭐 니가 나 사제이트 원어 그다다 킹가 나다. 오블라디 오블라다 다기라. 사워드 만간데. 그 동안 원어 스타디기.